Siamo a Scafati, località Plaza, per accendere un riflettore su questa città che ormai da svariati mesi versa in condizione di abbandono. Una delle tante problematiche che attanaglia Scafati è quella dell'illuminazione stradale. Non è solo una questione di luce, ma è anche una questione di sicurezza. Per far fronte alle varie problematiche si è costituito un comitato che è la voce dei cittadini di Scafati per cercare di risolvere questi problemi, del quale comitato anch'io orgogliosamente faccio parte come attivista. Al mio fianco ho l'ingegnere Arcangelo Sicignano, nonché presidente del comitato cittadini di Scafati, che cerca di portare avanti un risveglio di coscienza civica di tutti noi cittadini e cerca anche di trovare insieme agli altri attivisti soluzioni per risolvere questo problema dell'illuminazione. Arcangelo, so che il comitato ha cercato di promuovere svariate iniziative per risolvere questo problema e soprattutto per muovere quello che è l'opinione pubblica e anche i cittadini per risolvere il problema illuminazione. Parlaci un po' di queste iniziative che sono state fatte. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e volevo dire che anche stasera ci troviamo qua per aggiornarvi su quelle che sono in questo periodo le nostre battaglie. E vi dico subito che stamattina siamo stati in prefettura a Salerno e abbiamo consegnato le 2000 firme che tantissimi scafatesi sono venuti a firmare sotto ai nostri gazebo. E devo anche dire che in quell'occasione abbiamo parlato con tanta gente che praticamente ci hanno dato la forza e la voglia di continuare. Ecco, dal prefetto abbiamo consegnato, vi ho detto, queste 2000 firme e tra lunedì e martedì la prefettura invierà una nota, una lettera alla Commissione Comunale di Scafati. Noi saremo per conoscenza in questa lettera e vi terremo sicuramente aggiornati su quello che succederà dopo. E soprattutto una cosa la volevo dire, la volevo confermare: come abbiamo sempre scritto sui social, non ci fermeremo fino a quando l'ultima luce e l'ultima strada non sarà illuminata. Ecco, avrete notato che dietro le parole di Arcangelo c'è solo un grande coraggio, una grande tenacia, perché siamo tutti cittadini di Scafati, siamo persone cresciute in questi luoghi e che crescono i figli in questi luoghi e abbiamo il diritto e nonché anche il dovere però di muoverci per farci rispettare, perché poi il diritto alle legalità, il diritto ad avere una città a misura d'uomo, credo sia un diritto sulla quale non si può passare. Arcangelo, quali sono gli scopi del comitato? Oltre poi l'illuminazione, quali altre iniziative saranno intraprese? Allora, noi siamo nati pochi mesi fa e è bello sottolineare che è venuto su tutto in modo naturale. Spontaneo. Che con cui eravamo in contatto e con cui stavamo facendo già delle battaglie per Scafati. Ci siamo incontrati, abbiamo iniziato questo percorso che devo dire è molto bello e sono orgoglioso di essere il presidente di questo comitato e abbiamo deciso tutti insieme di fare qualcosa per la nostra città. Detto questo, voglio anche dire che il Comitato Cittadini per Scafati in questo momento sta lavorando non solo sull'illuminazione. Lo so che tutti lo dicono, però noi effettivamente abbiamo creato dei gruppi di lavoro. Sì, confermo. E diciamo ci siamo divisi, ci stanno varie tematiche importanti per la città e a breve vi posso già annunciare che saremo ancora presenti, ci vedrete, ma la cosa più bella è che lo stiamo facendo con tanta passione. Volevo dire una cosa che riguarda noi, le nostre riunioni, no? Noi ci riuniamo il sabato e devo dire la verità, io come presidente faccio fatica a tenere le persone del comitato, ma perché ci sono tutte persone che hanno tutta voglia di proporre, hanno tutta voglia di impegnarsi e questo penso sia una cosa bella, fondamentale. Vogliamo lasciare il segno e diciamo sono veramente contento e quello che più mi fa piacere è che la gente, centinaia e centinaia di cittadini, certo, ci danno loro la forza sia pubblicamente sia in privato e questo ci fa veramente piacere.
Io confermo tutto quello che ha detto Arcangelo, perché ovviamente sono tutte parole bellissime. Il senso reale che noi vogliamo dare, il concetto base è uno solo, che Scafati c'è, Scafati è vive e deve rinascere, perché noi scafatesi abbiamo il diritto di avere una città a misura d'uomo, e il comitato si impegna a combattere con tutte le forze, con tutta la forza degli attivisti, però abbiamo bisogno della forza di tutti i cittadini di Scafati, perché Scafati è di noi tutti. Noi non molliamo, chi la dura la vince. Questo servizio ovviamente potrete vederlo su Magic Italia TV e poi su Antenna 3. Vi saranno anche dati gli orari, in modo che potrete visionare l'intervista interamente, e andrà poi ovviamente su Facebook. Io ringrazio l'ingegnere Arcangelo Sicignano, ringrazio tutti gli attivisti del comitato che questa sera non sono presenti, alcuni sì, in veste ovviamente di sostegno. Ringrazio anche Angelo Viscardi, che dall'altro lato non si fa vedere. Ringrazio Orazio Zampaglione, che ha le riprese video, perché chiunque si impegna per il sociale va ringraziato. Forza e coraggio, che uniti si vince.